Oggi sappiamo che circa il 20% dei tumori umani sono correlati ad infezioni e questa scoperta ha avuto grandi conseguenze, soprattutto per la prevenzione oncologica, perché almeno contro due di queste infezioni sono stati sviluppati dei vaccini che sappiamo essere molto efficaci. Stiamo parlando del vaccino contro l'epatite B per prevenire l'epatocarcinoma legato a questa infezione e dal 2016 il vaccino contro il papillomavirus, che è utile nella prevenzione del cancro della cervice uterina, ma anche dei tumori orofaringei e dell'ano. Altre infezioni beneficiano oggi di strumenti terapeutici, come il virus dell'epatite C, i tumori correlati a parassiti e anche i tumori correlati a batteri, come ad esempio l'Helicobacter pylori, che beneficia oggi di specifici farmaci. Gli studi più recenti si concentrano invece su altri tumori, come il tumore del colon, il tumore mammario e il tumore della prostata, con particolare attenzione al legame tra infiammazione cronica causata da agenti infettivi e sviluppo di neoplasie.